Cedaro, noi siamo qui al Teatro Miela per un nuovo festival Satie, il Festival Satie Rose. Quest'anno qual è il tema di questo festival? Quest'anno, per festeggiare il nostro beniamino leggero e divertito, ci siamo chiesti seriamente che cosa avremmo potuto raccontare e raccontarci. E quindi abbiamo deciso di festeggiare con un omaggio a quella che è stata forse la grande protagonista di quest'anno così difficile per il teatro e in generale per lo spettacolo dal vivo, per la musica, ovvero la pazienza. Il Teatro Mila di Trieste ha avuto la fortuna di avere due beniamini, un compositore della città e la nostra madrina, che è Miela Reina, che ci hanno regalato 51 anni fa una pazienza d'eccezione, che è Pazienza del violoncello, composizione di Carlo Den Contrera su carte di Miela, che è un solitario. È un solitario che però poi va eseguito dal vivo da un violoncellista che sarà Francesco Dillon, con il violoncello che deve aspettare, deve avere la pazienza che finisca l'azione del gioco. Questa, diciamo così, evocazione è stata un pochino il punto di partenza per poi andare a costruire questi 3 giorni di rassegna che finalmente sarà a porte aperte. Nel senso che finalmente potremo riaccogliere il pubblico nel nostro teatro per questa 3 giorni, di cui la prima serata è dedicata a Miela Reina all'interno della rassegna Storia dell'arte curata da Laura Forcessini, e sarà un omaggio a Miela al Miela. Per cui raccontata in tutta la sua poliedricità, in tutti i suoi colori, in tutta la sua poetica, con delle testimonianze di artisti, amici che sono stati protagonisti di quell'incredibile avanguardia che ha animato la fine degli anni 60 e inizio degli anni 70 cittadini. Andando proprio a raccontare quella che è stata l'impatto e forse anche la lunga ombra, come per Satie, di Miela in quello che è questo divertimento necessario, questa poetica della leggerezza così indispensabile che in quest'anno sicuramente ci è sembrata ancora più importante, no? Nelle nostre vite. Questo venerdì 14 sarà il primo appuntamento del festival, a cui seguirà invece un sabato 15 una lunga giornata di festeggiamenti che nuovamente siamo felici di condividere con il Conservatorio Tartini di Trieste e con Letizia Michelon, docente che ha coordinato l'intera giornata, che ci hanno fatto questa proposta molto bella, nel senso che il tema dell'attesa, che è uno dei temi principali della pazienza, è stato interpretato con un omaggio a Tosho Kozokawa, compositore giapponese contemporaneo che più di ogni altro direi ha affrontato questo tema dello spazio vuoto, dello spazio del silenzio, nella riflessione estetica e performativa. Il concerto del 15 sarà veramente una festa perché ci saranno tanti allievi che eseguiranno un programma molto variegato, con tante opere prime, sia degli studenti che di firme importanti che hanno regalato delle opere prime per questa giornata come Ambrosini. Diciamo così, preparerà l'abitudine dell'attesa per la serata conclusiva, anzi per la giornata conclusiva di domenica 16, che inizierà con questo seminario previsto per le ore 15 in diretta dal Teatro Miela, a cui sono invitati a partecipare dal vivo gli studenti di entrambi i conservatori regionali. Questa è un'altra cosa che ci fa molto piacere, perché in questo momento riaprire le porte dei teatri e degli spazi deputati allo spettacolo dal vivo agli artisti, anche agli artisti in formazione, è fondamentale.
perché manca al pubblico, manca agli artisti, manca agli interpreti la necessità dell'atto creativo e dell'atto performativo. Per cui, nonostante la logistica evidente sia molto difficile, io penso che il Teatro Mela stia facendo una cosa veramente importante, coraggiosa e generosa ad aprire i suoi spazi a così tanti giovani allievi che saranno i professionisti che faranno lo spettacolo dal vivo, la musica del futuro. Dicevo, apriremo alle 15 con questo seminario con Carlo De Incontrera, il compositore, con Francesco Dillon, violoncellista, uno dei fondatori del Quartetto Prometeo, che siamo felicissimi che abbia accettato il nostro invito a questa festa di compleanno, con il professor Riccardo Martinelli, docente di filosofia della musica all'Università di Trieste, e con Anna Del Rico, musicista votata al repertorio contemporaneo, che è stata nostra ospite già due edizioni fa e ci ha regalato una bellissima Theatric Memories con lo spazio vuoto del Miela ad accogliere queste note sospese. Il tavolo verrà coordinato da un grande giocatore, che è il musicologo Veniero Rizzardi, che ci accompagnerà veramente in questo mondo della musica aleatoria, del piacere del gioco nella performance. In coda a questo seminario, in realtà, abbiamo previsto un bel invito per gli allievi delle classi di violoncello e di contrabbasso di entrambi i conservatori, ce ne saranno 3 e 3, che a fine seminario potranno provare una partita del solitario. Per cui con le carte di Miela ci saranno queste piccole improvvisazioni degli allievi. La serata si concluderà sempre con le porte aperte al pubblico, che finalmente potrà godersi un concerto dal vivo in sala, con il recital di Francesco Dillon previsto per le 19, che sarà veramente un bel momento di musica, di cultura. Noi siamo veramente felici di poter avere Dillon a festeggiare stati con noi. Dillon che in realtà poi terremo in ostaggio al Teatro Miela, perché noi siamo seri sui compleanni, per cui i compleanni non si festeggiano prima, e ormai tutti sappiamo che Satie è nato il 17 e per cui purtroppo quest'anno il 17 era di lunedì, per cui Dillon attenderà con noi chiuso in teatro fino alle 23:45, quando giocherà la partita della Pazienza del violoncello in diretta dal Teatro Miela. Ovviamente, per questioni di coprifuoco, la partita potrà essere seguita in live streaming da tutti i satimaniaci del mondo. E a chiusura di questa partita faremo quello che bisogna fare ogni 17 maggio, cioè spegneremo le candeline di compleanno per Satie al centro del palco di questo teatro. Io penso sia bello e importante, io sono veramente felice che questa cosa accada di nuovo qui, perché lo scorso anno abbiamo avuto questa, come dire, folle esperienza di poter condividere questo momento con più di 120 pianisti da tutto il mondo che si sono alternati per 21 ore di maratona per Vexation, mettendo un pezzettino di pensiero, un pezzettino di cuore, un pezzettino di allegria qui a Trieste, dove avevamo la cabina di regia che ha lavorato per 21 ore di seguito. Però la cultura viva è importante, fondamentale che venga fatta dal vivo. E io penso che sia proprio una gran bella festa che facciamo al Teatro Miela per Satie, per Miela e per tutti quelli che hanno bisogno del divertimento necessario. E dunque, per chi non potesse venire fisicamente al Teatro Miela, voi avete previsto, oltre agli streaming che hai già accennato, anche lo streaming di ciò che accadrà, oppure no, bisogna per forza venire qui? Allora, ci saranno alcuni eventi che possono essere seguiti in live streaming, cioè mentre accadono, che sono nello specifico il seminario del 16, il tavolo dedicato a Pazienza del violoncello e Pazienza del violoncello delle 23.
Dopodiché, come ormai il pubblico digitale del Miela sa, i contenuti verranno condivisi in futuro in quelle che quando il Miela apre i suoi archivi, i suoi cassetti e condivide quello che di bello è successo. Però, come sanno quelli che in questi giorni stanno riassaporando i primi cinema, i primi concerti, venite al Miela. Venite al Miela perché Dillon è bravissimo, perché la serata di Miela sarà meravigliosa e perché è importante andare a teatro, perché il teatro serve a tutti. Dunque, oltre ad avere, diciamo, il pubblico qui, voi avete lanciato, come ogni anno, anche una call artistica. Di cosa stiamo parlando? Certo. La famosissima celeberrima kermesse di compleanno in cui che invita amici di Satì, artisti, satimaniaci in genere a fare un regalo di compleanno creativo al nostro. Ci ricordiamo anni con gli spazi del teatro Miela completamente invasi da opere d'arte più o meno patafisiche. Quest'anno, per questioni strettamente pandemiche, ci siamo chiesti come comunque rendere onore alla tradizione, perché ci sono cose appunto come la torta di compleanno che lo scorso anno ci ha mandato il Museo d'Honfleur digitale, non bisogna rinunciare a fare. E per cui, visto che quest'anno, oltre a Satì, c'è quest'altra grande madrina che è Miela, abbiamo deciso di fare due omaggi. Cioè di prendere l'amatissima busta di posta aerea di Miela, quella con la cornicetta blu e rossa che si vede in tantissime opere di Miela, e invitare tutte le persone che vorranno fare un regalo di compleanno a Satì a immaginare la propria carta, disegnarla su un cartoncino di 7x11, che è il formato originale delle carte di Miela, metterla in una busta aerea e spedirla a Erik Satie presso il Teatro Miela di Trieste. Queste buste conterranno carte che potranno essere qualsiasi cosa, dei disegni, una piccola composizione, una macchia, un profumo, una goccia di profumo, qualsiasi cosa possa ricordare il tema di quest'anno, che è Joie de vivre, la pazienza, e far felice Satie, che a divertirsi era molto serio.